4 anni fa ho perso un cugino di 23 anni e i dottori ci dissero che era causato da una morte naturale, quindi pensammo un infarto. Poi dicembre 2018 ne ho perso un altro di 22 anni e mio zio fece fare delle indagini alle figlie e lì fu sospettata la brugada di primo stadio e il 21 dicembre le ragazze hanno messo il defibrillatore. Il 22 dicembre sono stata, tramite il dottor Sabile, ho fatto un elettrocardiogramma e mi fu diagnosticata la brugada tra il secondo e il terzo stadio. E solo il test alla fleganite mi dava la certezza di che stadio fosse la mia sindrome. Il 4 marzo sono stata ricoverata qui alla clinica Montevergine e ho fatto il test alla fleganite e mi è uscita subito la brugada di primo stadio. E il 6 marzo ho dovuto mettere il defibrillatore. La mia sindrome purtroppo non dà segnali. Non è un infarto, non è come l'infarto che ti porta dolore al petto e braccio. La sindrome purtroppo porta alla morte soprattutto di notte, colpisce principalmente i giovani tra l'età dei 15 e i 30 anni. E l'unica soluzione è il defibrillatore che ti salva la vita quando ne hai bisogno. Io sono stata miracolata, perché sono svenuta tantissime volte nella mia vita, soprattutto con febbre alta. Io sono nata con la brugada e non lo sapevamo, l'ho scoperto solo dopo che i miei zii sono intervenuti con le proprie figlie. Nella sfortuna siamo stati fortunati perché la brugada è congenita, ha colpito quasi tutta la mia famiglia. Io sono la quinta che mette il defibrillatore in 2 mesi che abbiamo scoperto questa patologia. Però se voglio pensare che io domani mattina mi sveglio è grazie al defibrillatore che mi tiene in vita.